territori e coi vari partner. Quindi dovremmo avere una conoscenza che deve essere diffusa, cioè deve essere propria di tutta l'azienda e non soltanto dei settori specificatamente dedicati alle tecnologie o che utilizzano le tecnologie. Deve essere trasversale, quindi in tutte le aree, completa, perché deve completare tutto il patrimonio aziendale, e deve essere soprattutto formalizzata, cioè non deve essere demandato, come dire, al singolo, ma strutturato proprio per sfruttare le potenziali sinergie, mantenere il know-how indipendentemente dalla persona che lo ha generato e proteggerlo, cosa che se non è formalizzato diventa di scarsa efficacia. La valorizzazione degli intangible è un elemento imprescindibile per dare una rappresentazione quantitativa del patrimonio aziendale. La valorizzazione degli intangible ha due scopi principali che ho qui illustrato. Uno dell'ottica interna, per avere una conoscenza del nostro patrimonio in termini quantitativi, in modo da poterlo indirizzare meglio strategicamente nella nostra evoluzione, nelle nostre linee di sviluppo, nei progetti di ricerca, nei nostri nuovi investimenti. È un ruolo verso l'esterno, perché la molteplicità e l'eterogeneità delle relazioni con i soggetti esterni richiedono questa conoscenza per massimizzare i benefici che ne possono derivare. In queste logiche relazionali esterne ci sono i rapporti con i subfornitori, che quindi coinvolgeranno magari delle tecnologie mature, ma di cui il valore deve essere ben chiaro, in modo da poterlo trasferire o condividere. Ci può essere la partecipazione a dei programmi di ricerca o di sviluppi congiunti, in cui la prima fase, come sapete benissimo, è mettere sul tavolo quello che ogni azienda porta come valore dell'intangibile, il cosiddetto background, ed averne il riconoscimento da parte dei terzi. E infine anche il discorso delle varie joint venture o iniziative societarie o offset vari, in cui il valore dell'intangible può essere oggetto di negoziazione a fronte di altre forme di conferimento, come quali capitali. E infine la protezione. Proprio per questa crescente pressione nella competitività è necessario delle linee di intervento a tutela della proprietà intellettuale, soprattutto nei settori con alta tecnologia come l'aerospace and defense. Proprietà intellettuale deve essere quindi evitato, diciamo, evitata l'intrusione, la protezione e tramite la dissuasione. Adesso entrerò nel dettaglio di quello che è il mondo della legna e quali strumenti stiamo perseguendo per la gestione del nostro patrimonio degli intangible. Per quanto riguarda il ruolo dell'azienda nell'aerospazio, è trasversale e ha diversi ruoli, come prime in alcuni settori specifici, come dei trasporti e delle missioni speciali, come partner di grossi programmi internazionali, in grossi programmi dei velivoli da difesa come Eurofighter, o come risk sharing partner, come ho già citato, nel ruolo delle aerostrutture, per esempio nell'avventura con Boeing. In tutti questi contesti è chiaro, come dire, il livello tecnologico della nostra azienda. In questi e anche nei segmenti che stanno nascendo in questo momento, ma che avranno un estensivo sviluppo in futuro, quali i progetti unmanned. La legna aeronautica è un'unica azienda in Europa che dispone di ben due dimostratori dedicati al prodotto unmanned, uno per il velivolo unmanned dedicato al ruolo di combattimento e uno dedicato al ruolo di civile. Tutto questo patrimonio tecnologico chiaramente deve essere protetto, ecco perché abbiamo un interesse specifico in questo argomento e ci stiamo muovendo con varie iniziative.
Inoltre, anche il nostro posizionamento con gli esterni nel mercato è in linea con questa evoluzione che vi ho illustrato. Quindi sia in un discorso di ricerca e di sviluppo interno per poter concentrarci sulle tecnologie e sulle attività che possono avere una maggiore rilevanza sul mercato, perché chiaramente il valore della tecnologia è strettamente basato al valore che quel prodotto avrà sul mercato, o i programmi di ricerca e sviluppo congiunti che chiaramente ci vedono parte attiva sia nel mondo internazionale europeo che nel mondo nazionale, o relazioni commerciali con partnership industriali e commerciali con terzi, grazie al riconoscimento del patrimonio intangibile che abbiamo citato. Per questo motivo abbiamo già da qualche tempo iniziato tutta una serie di iniziative e progetti a salvaguardia di quello che è il mondo degli intangibili, e quindi coprendo tutte e tre le fasi che riteniamo fondamentali per una gestione corretta e integrata degli intangible, e quindi sia la conoscenza che la protezione che la valorizzazione. Questi progetti in parte sono già attivi, alcuni sono già attivi da anni implementati in azienda, alcuni sono all'inizio. Ne cito alcuni: l'Innovation Governance Roadmap, che è una mappatura strategica, quindi una roadmap strategica per tutte le nostre iniziative di governance delle iniziative, dell'innovazione. Il Balance Scorecard per monitorare le risorse e i processi. Il piano delle competenze per evidenziare quali sono le competenze presenti in azienda e quali sono mancanti, in modo da poterci focalizzare meglio su quest'ultime. La mappatura dei processi, il piano tecnologico in cui emerge il posizionamento dell'azienda nelle varie tecnologie e l'evoluzione di questa tecnologia che l'azienda vorrebbe per essere strategicamente competitiva. Il networking, e quindi tutte le collaborazioni esistenti con il mondo accademico e con i centri di ricerca, il knowledge management per avere un tool integrato, una metodologia per gestire la nostra conoscenza, e la valorizzazione degli intangible. Come vi dicevo, alcune di esse, come per esempio la mappatura tecnologica delle competenze, sono esistenti in azienda da anni, 5-6 anni, quindi sono in tutti gli effetti implementata. Altre iniziative le abbiamo iniziate recentemente, quali questa della valorizzazione degli intangible. È un progetto che abbiamo iniziato quest'anno, è sponsorizzato dal Chief Technical Officer e dal Market Business Development, proprio per accorpare la competenza, la conoscenza delle tecnologie a quella di mercato, e soprattutto perché abbiamo due obiettivi: di avere alla chiusura di questo progetto una metodologia, un tool che ci permette la valorizzazione delle tecnologie con due scopi distinti, nell'ottica interna di poter quindi strutturare una strategia aziendale nell'evoluzione delle tecnologie quindi più promettenti che creeranno maggior valore in azienda, o un tool che ci supporti verso l'esterno nelle negoziazioni e relazioni commerciali, quindi negoziazioni con subfornitori, con partnership e quant'altro. Questo completa la mia presentazione e ringrazio tutti per l'attenzione.